Ci siamo ragazzi, sì, vi sto riprendendo ragazzi, vi sto riprendendo. No, non c'è, state tranquilli come eravate, eravate morti, state morti. Perché? Eravate morti, John Wayne, tu che fai? Sei ancora, ci sei? Perfetto, è il momento di Edicola Show, stacco. Edicola Show, e quando c'è l'Edicola Show, Dizzy impazzisce dalle risate. Edicola Show, Edicola Show, Edicola Show, Edicola Show. Caro Otello Man, se fosse radio DJ penserei a ciao belli DJ Angelo Ferrari, uno con tanti capelli, ama fare casino, è un mago dei fornelli, ci parli due minuti, siete come fratelli, è un genio degli spot e dell'imitazione, credevo fosse donna e invece il suo cognome, suona, fischia e canta in maniera perfetta, è un amico dell'edicola Claudio Lauretta. Mettiti qua in luce, eccolo qua, Claudio Lauretta. Ma qui è una festa. Ma questa è la tua voce? Sì, questa è la mia voce. Però la tua voce somiglia un po', facciamo la storia di Lauretta, dai, sì. La storia di Lauretta mia, adorata. Allora, tutti i giorni su Ciao Belli, programmi di DJ di grande successo. Con DJ Angelo Roberto Ferrari. Che salutiamo. Hai detto Ferrari, il mostro, che salutiamo. La particolare di Lauretta è che veramente sembra impossessato dai personaggi che imita. Questa è un'edicola show, diciamo così, proprio tecnica. Cioè proprio quella classica, ti chiede il personaggio e tu lo fai, okay. Sai, in quella maniera. Quello però che succede, allora, che succede tutti i giorni, quando sei in giro la gente dice, oh me fai quella, oh me fai quello. Allora partiamo dai vecchi, uno dei suoi cavalli di battaglia, ragazzi, è un pozzetto straordinario, tanto lo fa talmente bene che potrebbe sostituirsi al pozzetto originale. Ciao Renato, come stai? Diciamo che sto abbastanza bene, mi sento veramente molto bene, a parte il periodo che ieri ero in Piazza Duomo, ho visto un colombo che dava le briciole a un passante. momenti brutti. Grande Lauretta, grande Lauretta. Allora, però da un personaggio, diciamo, classico a un nuovo, a un tuo ex collega, perché prima era Radio DJ, adesso dov'è? Sto parlando di Fabio Volo, è strepitoso, grande, vai con Fabio. Cazzo, sono contento di essere qua. Oh, sono venuto direttamente da Brescia per conoscere la moglie del dottore. Ah, è bellissimo. Oh, la porto giù da me in panetteria a fare le bicchiette di pane. Grande Lauretta, è il numero uno, c'è niente. E Otello Man se la ride, ragazzi, se la ride di brutto. Ha già imparato a fare Otello Man, questa è agonia che fa. Agonia che fa Otello Man. Ora, ad esempio, Celentano credo che sia uno dei personaggi più imitati nella storia da tutti quanti. Cioè, anche Andrea Pirlo imita Celentano. Sì. Cioè, Andrea Pirlo che è uno notoriamente. Buffon fa Claudia Mori. Cioè, Pirlo perché è uno serissimo, ma lo fa. Però bisogna vedere, c'è chi fa Celentano, fa sempre alla stessa maniera. Claudio Lauretta invece è cresciuto insieme a Celentano, quindi c'è un Celentano di oggi che già si sta trasformando, che è diverso dai vecchi Celentani. Sì, perché è anche la voce è cambiata, è diventata leggermente un po' più, cioè sarà perché magari pulisco sempre le tapparelle con mia moglie Claudia e la polvere mi entra in gola, però la voce è proprio diventata diversa. E questa mattina dovevo essere qua con Ornella Vanoni. Ah sì? L'ho chiamata, gli ho detto Ornella, ma dai vieni che andiamo a fare una roba lì da Fiorello, ma lei non poteva venire perché è a Venezia. Gli ho detto ma Ornella, ma cosa cacchio vai a vivere a Venezia a fare, che lì c'è sempre l'acqua alta. Ma detto, non ti preoccupare che con tutto il silicone che ho addosso vado via come una gondola. sei grande Lauretta, sì. Sei grande veramente. Allora quest'oggi ho detto porto Arbore e Vanoni, facciamo un duetto Arbore e Vanoni. Vai maestro. E prego maestro, vada pure con la musica. A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori i commenti, perché cerchiamo insieme tutto il bello della vita in un momento che non scappi tra le dita. Tenimi ancora tutto quello che mi aspetto già, canta così perché esiste il tempo che verrà. E tu vedi un'amarezza, sento il carnevale entrare in me.
bello, però andiamo un po' in politica. In politica tu addirittura hai fatto qualche scherzo facendoti passare per Di Pietro, perché un Di Pietro così, ragazzi, adesso rimarrete così come siete. Rimarrete, perché un Di Pietro così veramente non l'avete sentito. Ecco, guarda, perché è importante l'espressione. Ma veramente, la gente si chiede, ma dove cazzo è finito Di Pietro? Ma dove è finito Di Pietro? Sono andato a lavorare al catasto, per cercare tutte le mie particelle, il giardino, il locale per caldare, io comunque posso fare i nomi per il Quirinale, i nomi per il Quirinale, ogni tanto mi chiama Rosy Bindi, le vorrebbe fare il Presidente della Repubblica. Mi dice, che posso fare? Io dico, datti una aggiustata, lei si è messa pure se pazzi fa la barba ogni tanto. Mi dice, Di Pietro, lei ci soffre, che Berlusconi al Parlamento ha portato la gnocca, capisci? E lei ci è rimasta un po'. Ogni tanto mi dice, ma che posso fare? Che posso fare? Dico, Rosy, io sono Di Pietro, mica Gesù Cristo. Grazie Lauretta! Lauretta, attenzione! Chi segue Ciao Belli sicuramente saprà di quell'uomo che ogni tanto, pure a me me l'ha detto una volta, mi ha detto capra. Chi è? Buongiorno a tutti da Vittorio Sgarbi, sono qui all'Edicolafiore. Sono Piero di Colafiore e mi sento a mio agio come Flavio Briatore negli uffici di Equitalia. Ma so che parlare di arte con voi è come parlare di gnocchi ad Alfonso Signorini. Quindi non se ne esce. Siete delle capre ignoranti! Stupendo! È troppo bravo! È troppo bravo questo Caruso! Bravo. Allora chiudiamo, siamo già a 6 minuti e 58, tu c'hai la tosse, questo è uno proprio degli ultimi, anche è stato un tuo collega, prima era Radio DJ, adesso sta telemontando, attenzione che è un platinet straordinario. Tesori, ma che bello essere qua, sono qua! E sono contenta di essere qua insieme a Fiorello, che me lo farei tutto dalla testa ai piedi. Va bene, e allora? Grande Lauretta! Grazie Fiore, grazie. Lauretta, hai dico la Fiore! Stupendo! Allora, alle 11, a me è inutile che lo dico qua perché lo diciamo tra un po'. Grazie a Claudia Lauretta, a tutti i giorni.